Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché parliamo dell'X3. Aggiornamento ovviamente della seconda parte di Halloween con conseguente aggiunta della sfida X3. Sfida X3 che risulta essere un po' particolare perché non viene spiegata nel gioco, quindi non vi viene spiegata in modo corretto come funziona, ma abbiamo una sorta di gimmick fight all'interno di questa X3. E non mi dispiace neanche come idea, perché avere le gimmick fight è sempre una cosa carina se ovviamente ti vengono spiegate bene. Solo che nel gioco ovviamente non ti vengono spiegate bene. Infatti, se noi entriamo all'interno del menu della X3 e guardiamo le informazioni del nostro Dark Army General, sappiamo che appunto ha il sigillo circolare che dobbiamo breccare nella seconda fase, tutte le immunità possibili e immaginabili, come sempre, e poi la descrizione del combattimento dice: utilizza dei potenti attacchi fuoco e ghiaccio, infligge dread e sedazione con Fearful Celebration, rilascia Fearful Celebration di nuovo quando la sua Force Gauge praticamente è piena. Garantisce a se stesso resistenza tuono up quando utilizza Lightning Guard Mantle. Va bene, e fino a qua non c'è nulla di straordinario, se non fosse per il fatto che in realtà il nostro Dark Army General evoca dei minion, e questi minion devono essere uccisi in ordine particolare per ottenere una resistenza elevatissima al fuoco e una resistenza elevatissima al ghiaccio, che ci consentono comunque di poter giocare e di poter combattere nel migliore delle possibilità. Io ovviamente, montando il video, vi dirò cosa fare e quando attaccare ovviamente i vari minion per ottenere le varie immunità. Però vi posso dire che nella prima fase bisogna attaccare prima il minion a destra per ottenere la resistenza a ghiaccio, in modo tale da tankare il primo attacco a ghiaccio e poi successivamente eliminare il secondo minion sulla sinistra per ottenere la resistenza al fuoco e quindi di conseguenza poter tankare il secondo attacco. Nella seconda fase invece il minion di sinistra, a quello che ho visto, pare prendere una sorta di target lock. Quindi il gioco vi costringerà ad eliminare prima il minion di sinistra e poi dovrete essere subito veloci ad eliminare quella a destra, perché vi servirà appunto la protezione ghiaccio, essendo che il primo attacco è sempre quello ghiaccio. La cosa che ovviamente dovrete fare attenzione è di rushare un pochettino i danni, perché una volta superata la fase ghiaccio arriverà l'attacco fuoco. Quindi se non riuscite ad eliminare il vostro avversario nel tempo prestabilito, morirete comunque. È una sorta di trappola che il gioco comunque vi fa, perché la battaglia deve essere conclusa entro tot tempo. Quindi questa è una cosa molto importante. Per quanto riguarda il team che ho utilizzato praticamente un team dove Red mi funge da curatore e debuffer tuono, Cloud invece attaccante tuono con resistenza magica tramite la Bandage Sword, e poi Tifa invece non elementale perché non possiedo DPS di tipo tuono, e dato che comunque gli attacchi magici all'interno di questa battaglia sono più efficaci, ho detto buttiamo Tifa, che almeno lei fa danni single target magici e si buffa pure. Sephiroth magico qui non va bene, o comunque Sephiroth diciamo magico non elementale non va bene, perché la Protector fa danni AOE e noi minion li dobbiamo eliminare una alla volta, mentre invece se utilizzate Sephiroth rischiate appunto di eliminare i minion tutti e due in un colpo solo e quindi vi incasinate un pochettino tutta la run. Detto ciò, non c'è altro da dire. Potrei anche fare la run commentata del combattimento, che forse è anche la cosa migliore. E noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao. Eccoci qua con il combattimento del nostro Dark Army General, maledetto infame, dove praticamente è molto simile anche alla X2, se non mi ricordo male. Però qui c'è questa gimmick fight nascosta che il gioco non vi dice,
e che dovrete scoprire un pochettino con le vostre mani. Inizialmente la cosa da fare è impostare innanzitutto la difesa magica con Cloud per il primo attacco del boss, che si ricarica molto velocemente. Quindi attaccate con Tifa, attaccate con Red, però con Cloud difendete. Successivamente curetta, e a questo punto iniziamo anche a fare un po' di danno. Sia con Tifa sia con Cloud picchiamo, con Red invece abbassiamo la resistenza tuono e basta. Qui abbiamo i primi minion che vengono evocati. Attaccate subito quella a destra, ovvero quello verde, perché quello verde per l'appunto vi darà la resistenza al in questo caso la resistenza al ghiaccio. Infatti, come potete vedere, il nostro avversario sta caricando l'attacco ghiaccio e quindi noi, eliminando il minion di destra, prendiamo la resistenza al ghiaccio. Non attaccate il minion di sinistra per ora, perché quello vi servirà dopo. Ecco perché sto giocando in modalità semi-auto e ovviamente sto cercando di switchare i personaggi, proprio per evitare questa cosa. Perché se viene eliminato il minion di sinistra è un casino. Con Cloud, appena sta caricando l'attacco, mettete la difesa magica, così tra resistenza magica e resistenza ghiaccio, come potete vedere, praticamente non subirete danni. Dopodiché attaccate quello di sinistra, iniziate ad attaccare il minion a sinistra. Una volta che avrete shottato il minion a sinistra, otterrete la resistenza a fuoco. Ottenuta la resistenza a fuoco, potete fare la stessa identica cosa, quindi continuate ad attaccare il vostro avversario, fate praticamente tutto quello che avete fatto inizialmente. Se dovete abbassare la resistenza tuono, la abbassate, con Cloud attaccate e poi, non appena l'attacco sta per caricarsi, mettete la difesa magica. Altra cosa che tecnicamente magari qualcuno può, diciamo, tra virgolette, dimenticare, è il fatto che se non eliminate i minion, il boss carica l'attacco finale, carica l'attacco che vi shotta, quindi siete costretti in un certo senso a eliminare i minion. Magari c'è chi pensa, magari ne lascio uno solo in vita. No, non serve, perché come potete vedere il combattimento è proprio impostato in questa maniera, è proprio una gimmick fight, dove dovete eliminare prima un minion e poi l'altro per avere queste resistenze. A questo punto, superato questa fase, il combattimento va liscio quasi fino alla fine, quindi potete tranquillamente attaccare, potete tranquillamente sfogarvi con tutta la vostra potenza sul vostro avversario, anche perché la resistenza fuoco praticamente vi resta attiva per tutto il tempo, quindi il vostro avversario che utilizza l'attacco Fai Raga non vi fa praticamente danno, anche se restate in stanza offensiva. Quindi potete fare una cura una volta ogni tanto con Red, giusto così per riportarvi gli HP alti, e poi dopodiché continuate a pushare. Non utilizzo le summon in questo momento, sia perché ho perso la resistenza tuono e quindi devo applicare nuovamente la resistenza tuono, ma specialmente perché le summon, o comunque in generale le ulti, le voglio utilizzare verso la fine. In questo caso, come potete notare, io sto tenendo bassa la barra di Dread del nostro avversario, e qui parte la fase a sigilli. La fase a sigilli non è un problema, potete anche subire l'attacco se appunto non riuscite a breccare i sigilli, anche perché volendoci la sinergia circolare per i sigilli risulta un po' difficile. Quindi con Cloud basta mettere una difesa magica, vi prendete l'attacco in faccia, tanto è un Fai Raga, è comunque un attacco fuoco, noi abbiamo la resistenza, quindi non abbiamo nessun problema. Con Red ricuriamo, riportiamo in alto gli HP e qui iniziamo praticamente di nuovo la stessa fase come prima. Quindi Lightning Guard da parte del nostro avversario, quindi resistenza tuono aumentata, noi la abbassiamo subito. Anche se ci fa defeito su Tifa non è un problema, perché Tifa tanto si autobuffa, e ricominciamo la stessa identica cosa di prima. Nel momento in cui portiamo il nostro avversario sotto la metà degli HP, come potete vedere, respawnano praticamente i minion. Però che cosa succede? Vedete? Io non posso targettare gli altri minion. Quindi sono obbligato in un certo senso a eliminare prima il minion a sinistra e poi successivamente elimino il minion a destra. Fortunatamente il tempo c'è, anche perché li sciotto, e come potete vedere adesso ho preso la resistenza al ghiaccio, però prendo la debolezza al fuoco. Quindi questa è la parte, diciamo, un po' più particolare del combattimento, dove qui togliamo il malus di difesa magica,
tento di rimettere il bonus magico, ma non ci riesco perché l'attacco è praticamente caricato. Ma non è un problema perché ho una forte resistenza al ghiaccio, quindi subisco danni, ma non in maniera così evidente. Con Red curo, e qui ragazzi decido di fare le ulti. Qui adesso si deve rushare. Si deve rushare perché questa è la parte finale. Non devo fargli attaccare l'attacco, quello di fuoco, perché io in questo momento ho la debolezza fuoco. Quindi di conseguenza devo pushare. Quindi faccio la summon, faccio le limit, non mi curo praticamente più di niente. Ultimate anche di Tifa e via. Vado proprio dritto come un autobot, come un'autocisterna. E faccio praticamente sempre attacchi così. Lui nel frattempo sta continuando a fare Blizzaga perché è nella fase ghiaccio ancora. Quindi sono fortunato da questo punto di vista perché non sta caricando gli attacchi fuoco. E quindi riesco praticamente a shottarlo. Ripeto, è una gimmick fight che può anche essere divertente se però ti viene spiegata. Il gioco questa gimmick fight non te la spiega, ed è una cosa che sinceramente mi ha dato parecchio fastidio, perché se c'è una sorta di gimmick fight io pretendo comunque di poterla conoscere se voglio giocare, non che devo scoprirla praticamente giocando a caso e capendo poi dopo che se ammazzo un minion rispetto a un altro prendo la debolezza oppure prendo la resistenza. Cioè è una cosa che sinceramente non mi piace. Preferirei una spiegazione della battaglia chiara al posto di dire semplicemente: ah, il boss fa attacchi forti di tipo fuoco e di tipo ghiaccio. Ok, benissimo, quindi mi devo buildare con resistenza fuoco e ghiaccio. No, non serve. Basta tranquillamente avere una resistenza magica elevata e poi prendere le varie resistenze in base ai minion che andrete a sconfiggere. Comunque, ci sono io qua che ve la spiego per chi magari non fosse riuscito a capirlo o comunque per chi non fosse riuscito ancora ad eliminare questo boss. Praticamente c'è una gimmick fight, quindi capita la gimmick fight, il resto è tutto in discesa. Detto ciò, non c'è altro da dire, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.